Allora, buongiorno a tutti. Oggi cominciamo questo corso che è organizzato su 3 giorni e il corso ha per tema, essendo generale, progettazione strutturale. Poi nel suo taglio più, se volete, formalizzato, quello che può essere trasmesso in forma di equazioni, riguarda un settore ben specifico che è quello dell'ottimizzazione strutturale. Il programma è abbastanza denso, ci sono fondamentalmente, cioè fondamentalmente la suddivisione nel primo giorno, dove ci sono più forse richiami un po' più, diciamo, di teoria che vedete qua, però essendo io un professore ordinario di tecnica delle costruzioni è chiaro che ho sempre un occhio, un'attenzione al problema reale, no? E infatti dopo nel secondo, nel terzo giorno vedrete essenzialmente gli stessi concetti che vediamo adesso qui un po' in forma più asettica, però li vedremo più applicati a casi concreti, che fanno anche vedere dopo qual è la dinamica reale, effettiva dell'ottimizzazione strutturale nel contesto della progettazione strutturale. Oggi abbiamo essenzialmente la giornata divisa in due. La prima parte è essenzialmente sulla giornata. La parte è essenzialmente, quanto possa sembrare magari scontata, riguarda l'inquadramento di quello che è l'attività di progettazione strutturale. Poi abbiamo la seconda parte in cui cominciamo a vedere gli aspetti, l'oggetto del nostro corso, che è la struttura, quelli sono i comportamenti elementari, i requisiti e poi i criteri con cui noi progettiamo una struttura. La seconda parte del pomeriggio vedremo invece gli aspetti forse più tradizionalmente inseriti nel contesto dell'ottimizzazione strutturale, quindi vedremo diversi livelli di ottimizzazione e poi chiuderemo la giornata, non so se con questo intervento sugli edifici alti a seconda di come supporto l'intera giornata è caldo, oppure ci sarà un altro intervento su un tema simile. Il secondo giorno invece avremo aspetti applicativi. E come detto, ci sono una certa serie, secondo il terzo giorno avremo una serie di casi, no? E sono casi particolari, nel senso che magari non sono casi eclatanti di strutture enormi, però sono tutti casi in cui ci sono delle difficoltà, ci sono di forti limiti di dimensioni, di complessità, di comportamento meccanico. Poi un altro aspetto che è pesantissimo applicazioni è anche il fatto che noi progettiamo e iniziamo sia costruibile in maniera semplice, e questi sono anche dei costi che dopo alla fine decidono se quello che noi abbiamo fatto va bene oppure no. Se volete, prima di entrare nel vivo del nostro corso, vi faccio vedere anche alcune cose che fanno capire come mi sono formato negli anni, no? Perché questa è una cosa importante, perché specie per voi, per quelli di voi che faranno ricerca, dopo tutte le esperienze che voi fate, dopo segnano, vi formano nel modo con cui fate ricerca, nel modo con cui insegnate e nel modo con cui fate consulenza. Infatti anche se siete per esempio professionisti, questo sviluppo storico, questa crescita di conoscenza è un aspetto assolutamente delicato. Io, quando ho cominciato a occuparmi di ottimizzazione, questo era il problema più
diciamo, uno dei test più significativi. Trovare il minimo di questa funzione di Rosenbrück, detta in gergo funzione a banana, no? E quindi circa 25 anni fa, quando io ho appena finito gli studi al Politecnico di Milano, cominciavo a fare il mio dottorato al Politecnico di Milano, questo era il problema che dovevo affrontare. Vi faccio vedere questo anche per farvi vedere tutta l'evoluzione che c'è stata in questi 25 anni, no? E in particolare questo è stato la prima volta che, come ricercatore al Politecnico di Milano, ho dovuto fare un corso sul tema, l'ho fatto nella facoltà di architettura. E ho ottenuto questo corso di ottimizzazione e identificazione delle strutture. Qui vedete diciamo la prima pagina del programma di questo corso, no? Fatto in una facoltà di architettura che dice già il fatto che quella facoltà di una facoltà di architettura, la visione e l'approccio al progetto strutturale forse è più ampio, più generale, che magari si fa in ingegneria civile. Come vedete, io ho 53 anni, ho fatto i miei 5 anni di politecnico, poi ho fatto il militare, poi 3 anni di dottorato. Prima di finire il dottorato ho vinto il posto da ricercatore, però ho finito il dottorato. Sono stato 6 anni, cominciato con una tesi di tecnico delle costruzioni, sono stato 6 anni ricercatore di scienze delle costruzioni, poi nel 98, a 35 anni, ho vinto concorso nazionale come professore associato tecnico di costruzioni e l'ho vinto al Politecnico di Torino e alla Sapienza. Quindi io ho potuto scegliere, è una situazione che non sia unica negli ultimi 30 anni, dove andare a insegnare. Di solito si è chiamati, uno accetta il posto dove viene chiamato, invece ho potuto scegliere tra Politecnico Torino e la Sapienza. E dopo, per tanti motivi, scelte personali, anche forse avventate, in quel momento là ho scelto la Sapienza, sono molto contento. 2 anni dopo, vedete, nel 2000, quando avevo 37 anni, sono diventato ordinario e da 2000 sono qui a Roma, ho preso la cattedra di professor Radonia, che è una delle cattedre più prestigiose di tecnica di costruzione in Italia, e sicuramente quella più importante della Sapienza, e per certi versi la mia vita è cambiata. Questo qui, se dovessi riassumere i miei anni al Politecnico, mi riassumerei in questa maniera. Io ho cominciato così, adesso ho 53 anni, ho una certa età, però non sono vecchissimo, no, però vedete che, per esempio, io ho cominciato, ho fatto il mio corso di programmazione dei calcolatori al secondo anno di ingegneria del Politecnico Milano, programmando sulle schede. Quindi queste erano le schede che perforavo, in forza, no? E quindi posso dire, io come tutta la mia generazione ho visto lo sviluppo di tutto il calcolo automatico dell'ottimizzazione a partire dalla scheda, quindi ha seguito tutta l'evoluzione, no? Quando ero studente di, cioè una tesi laurea, cominciavo a fare il mio dottorato, dopo facevo queste cose. Sapete cosa sono queste? Cos'è questo schema? Questo qui è lo schema, come vedete c'è una matrice quadrata, poi c'è evidenziata una diagonale ed è evidenziato soltanto il triangolo superiore e non quello inferiore, quindi è una matrice simmetrica. Quindi la matrice tipicamente sarà una matrice di rigidezza, cioè simmetrica, essendo legata alla legge di informazione. Poi quelle colonne lì sono legate al fatto che una matrice di rigidezza, come probabilmente sapete, non è una matrice in generale piena, ma contiene tanti zeri. E per limitare l'uso di memoria del calcolatore, la matrice di rigidezza viene immagazzinata con certe tecniche, in particolare viene immagazzinata con questo profilo qua, che è detto Skyline, come il profilo di Data Cile di New York, in modo tale che si tengono in memoria nel calcolatore soltanto le posizioni differenti da zero, le altre sono non interessanti, no? Tutta la connessione delle strutture con le incidenze, quelli che non sono zero vuol dire che ci sono gradi di libertà non connessi da nessuna delle strutture. Questo è un modo di risparmiare da
la memoria nel campo attuale. Per intenderci, e tra l'altro oltretutto per intenderci in quei tempi lì, inizio degli anni 90, io mi programmavo da solo, ho programmato tantissimi codici di calcolo in Fortran tipicamente, perché non esistevano praticamente codici di calcolo commerciali. No? Ricordo quando ero studente ingegneria, facevo il corso di ingegneria sismica, c'era la solita parete, che voi sapete, con finestre, quindi due lame binate, e tra di noi studenti si favoreggiava che qualcuno in America avesse un codice di calcolo che sapesse risolvere. No? Quindi nei miei tempi, negli anni 90, la struttura che era, diciamo, vuole dire la frontiera dell'ingegneria strutturale, ma l'ingegneria civile era un problema notevole, anche una cosa delicata, era questo qui. Il problema che a noi studenti, quando facevamo il corso di sismica, tormentava era come calcolare questo apparecchio. E si diceva qualcuno in America lo sapesse fare. Questo sono gli anni 90, quindi non sto parlando di fine anni 80, non sto parlando di secoli fa, no? La mia tesi di dottorato poi, io ho cominciato il dottorato, ho fatto la carriera universitaria, per caso, non avevo nessuna intenzione né di studiare, non ho mai avuto voglia di studiare, né tantomeno di insegnare, né tantomeno di stare all'università. Io ho la patente C perché volevo fare il camionista. A 19 anni mi sono preso la patente C perché volevo fare il camionista. Dopo, per tante vicende della vita, sono rimasto. Come vedete, la mia tesi è una tesi molto teorica, di dinamica non lineare, dinamica caotica. E nei tempi lì, per esempio, il risultato importanti erano gli attrattori strani di questa dinamica, non so se voi avete padronanza di questo tema qui, ed era una cosa computazionale fortissima, no? E in quei tempi lì io ero un approccio teorico abbastanza duro, no? In particolare io lavoravo sull'entropia di Kolmogorov, l'equazione di Fokker-Planck, di cui adesso a stento mi ricordo il significato. Ogni tanto mi arrivano ancora, come sapete ci sono tutti i sistemi di citazione degli articoli, ogni tanto mi arrivano citazioni di articoli che ho fatto come questo 21 anni fa su entropia di Kolmogorov, mi chiedono una copia dell'articolo o altro materiale e così via. Nell'evoluzione della persona questo è stato un esercizio di ginnastica analitica fortissima, con spazi di Hilbert, spazi di Sokolov, eccetera. Poi piano piano la cosa, la persona evolve, no? E per esempio una grossa evoluzione personale per me è stata venire qui a Roma. Tra Politecnico di Milano e la Sapienza di Roma c'è un abisso dal punto di vista di scuola di ingegneria, e per me è stato per certi versi anche cosa problematica, perché ho dovuto anche, come associato di tecnica, poi come ordinario di tecnica, con la responsabilità che avevo di fare studiare, di prendere in mano le cose, anche cambiare orientamento, per cui l'entropia di Kolmogorov è un po' difficile da spiegare ai studenti di ingegneria civile. Poi indubbiamente l'ambiente di Roma è anche più verace, no? E in particolare sapete, una delle leggende metropolitane che ci sono qui a Roma, non so se la sapete, parla, ed è stata una cosa che mi ha raccontato un mio collega, che mi ha anche per certi versi fatto paura i primi anni di insegnare qui a Roma, è stato questo. Si narra che durante una lezione con tantissimi studenti, durante uno dei primi anni, il professore avesse scritto un sacco di equazioni alla lavagna. E dal fondo, dal logione degli studenti,
uno studente si sia alzato e abbia, non dico urlato, ma detto forte, penso di fare una parolaccia, non serve a un cazzo. Allora, questa è una cosa brutale, che forse anche magari volgare, però è una cosa che a me come professore di tecnica di costruzione mi ha colpito. Anch'io qualche volta, soprattutto quando ero più giovane, insegnavo delle cose in cui non credevo, che non capivo, e mentre facevo la lavagna, le equazioni, le cose, spiegavo i concetti, mi rendevo conto che se io non le capivo e non ci credevo a quello che insegnavo, gli studenti ancora di meno ci credevano, ancora di meno capivano. Questa è una lezione, se volete, anche brutale, che però è importante per un professore universitario, in particolare per un professore di tecnica delle costruzioni. Tra l'altro credo che questo sia forse l'unico corso di, parlo per gli allievi del corso di dottorato, credo che sia l'unico corso di dottorato tenuto da un docente di tecnica delle costruzioni, che alle volte, spesso e volentieri, non è facile per comprendere quello che è la ricerca in tecnica delle costruzioni, perché ha dei risvolti applicativi che alle volte sono anche, se volete, banali, alle volte anche rozzi, però pratici, però fanno parte della ricerca. Qui a Roma una delle esperienze che ho avuto, che ovviamente è stata formativa, è stata praticamente un corso di dottorato sui ponti sospesi, perché nel 2005-2006 sono entrato nelle varie commissioni del Ministero, della Società di Messina, sul posto di Messina. Se voi andate di sopra, il dipartimento, c'è addirittura tutto un armadio come questo, in cui ci sono tutti i documenti, le carte che mi sono letto, quelli che ho sviluppato. In particolare mi ricordo che quando sono stato coinvolto in questa esperienza, io ero la persona che, c'era un comitato di 6-7 professori universitari, poi rappresentanti di RFI, rappresentanti di ANAS, io di tutte queste, per tutte queste persone, era quello che doveva fare i calcoli e analisi strutturale. Facevo con persone qua del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, altre persone, altri miei dottorandi che stavano a Milano, e avevo la responsabilità di fare queste valutazioni che sono quantitative, capire se questo progetto, che veniva riesumato dagli anni 90, era fattibile oppure no. E in particolare, il primo anno, su tutti i miei Eurostar, io abito a Milano, questa settimana vado avanti a Milano, ricordo il primo anno l'ho passato sui miei Eurostar a leggere la documentazione di questo ponte, a studiare questo ponte. E una delle figure più significative che ho trovato è questa qui. Questa qui era presente in una delle varie relazioni, vedete che il ponte la conoscete tutti, questi sono i tre passoni, quello in mezzo, quello ferroviario, gli altri due estremi sono quelli stradali, poi ci sono i pendini, questo è un pezzo di struttura, poi ci sono le due gambe delle antenne, il traverso sotto, e questo era un pezzo limitato della sottostruttura, un pezzo di aggancio, transito dell'intaccato del ponte vicino alle pile. Ecco, questa è un'immagine che fa tenerezza. Questa qui era un'immagine strutturale fatta da una società, la Steinman, di New York, che è la società advisor internazionale per questo ponte qua, è la società più importante al mondo per i ponti sospesi. Allora, New York, sul ponte che si progettava più lungo del mondo, internazionale più grande del mondo, più esperta di ponti sospesi, faceva queste analisi qua e le faceva, se voi vedete, questa è un'analisi fatta il 10-26 del 20 novembre del 92, no? Più o meno nello stesso tempo in cui mi programmavo lo Skyline, che forza, il codice usato del Cosmos, che era un buon codice, e questa era la discretizzazione, il massimo che si poteva fare sulla struttura più importante che si poteva fare nel 92. Adesso dal 92 ad oggi sono passati circa 25 anni, no? Però se guardate per esempio la discretizzazione in elementi shell qua nel traverso, oppure nel
Cassone, fa quasi tenerezza, no? Eppure questo era il massimo che si poteva fare. Vi faccio anche notare un'altra cosa. Guardate per esempio o la linea superiore o la linea inferiore, o anche qui questa. Vedete, la linea non è dritta, no? Non è lo schermo normale, così, quindi ha dei lati. Questo è legato al fatto che lo schermo non è un piatto come questo che sta lì, quindi era quello dei vecchi televisori, e oltretutto a quei tempi lì non c'era la possibilità di restituire una stampante a colori di risultato. Io all'inizio degli anni 90, quando ero dottorando, per mantenermi, i miei capi di allora mi facevano calcolare le strutture di stampatori, e come facevo dopo a riportare le analisi dei grandi finiti con le mappe di colore. Avevo uno stanzino in uno dei magazzini del Politecnico, chiudevo le imposte, prendevo la reflex, tutto il buio, facevo la foto dello schermo e dopo andavo a svilupparmi le fotografie. Poi sulla relazione di calcolo avvicinavo la foto. E la foto, vedete, la facevano anche la Steinman. Questa è una foto appiccicata sulla relazione. Quindi questo mi fa anche capire come 25 anni fa, che sono tanti, no? Però non è un secolo fa, questo era il massimo dell'analisi strutturale e dell'ottimizzazione che si poteva fare. Qualche tempo fa, questa è una relazione, un modello sempre di un pezzo di persone fatto anni dopo, calcolato dal ingegnere Di Masa che era giù. Questa è la descrizione del cassone stradale e questa qui è la modellazione di un pezzo di cassone. La modellazione è fatta tutta con elementi solidi per cogliere in particolare gli effetti tridimensionali di intaglio, quindi effetti di dettaglio, dei fattori locali di intensificazione dello sforzo, che sono essenziali nelle verifiche di fatica, e questo modello qua che girava su un portatile come questo, c'erano un paio di milioni di libertà. Quindi, vedete come una ventina di anni fa è cambiato completamente lo scenario, no? E personalmente ritengo che, per esempio, per me è stata una fortuna, la migrazione è stata una fortuna anche passare attraverso tutte le fasi, dalla scheda fino a queste situazioni qua. E così uno, a differenza magari di nuove generazioni come potete essere voi, uno apprezza il risultato. Altrimenti spesso e volentieri, le volte dico anche degli studenti, magari costruzioni metalliche, mi dicono: ah, ma dopo il software che uso così dà dei colori che non sono belli. E io ripenso quando chiudevo nello stanzino e facevo la foto reference. Se voi fate anche ingegneria strutturale, fate calcoli, sia per la professione che per la ricerca, dovete anche fermarvi un attimo sempre a riflettere su quello che state facendo. Perché, per esempio, negli anni 60, questa è una pagina di una relazione di calcolo di una struttura ben precisa. Che struttura sarà questa? Della relazione di calcolo della Gemini, quello che faceva il giro intorno all'Italia, che è un centinaio di pagine. Allora, quello che vi domando io è questo: a volte oggi noi, anche dal punto di vista professionale, quando facciamo una relazione di calcolo per una struttura anche minima, no? Per trovare fattori di struttura, eccetera, questo o quell'altro, sembra che sia una cosa alla frontiera della scienza e della tecnica, no? Ci sono dei calcoli, tutto un aggravio normativo e quant'altro sulla valutazione del comportamento sismico di una struttura. Può essere più difficile
fare il calcolo di una struttura in una qualsiasi zona sismica rispetto a fare il calcolo di una Gemini che porta due uomini in giro intorno al mondo, può essere ragionevole. Quindi questi sono anche aspetti che vanno anche pensati. Nel stare qui in tanti anni, uno degli aspetti importanti per un professore universitario, sia che faccia ricerca anche dopo le altre consulenze, sono le persone. E questi qui, per esempio, sono i tesisti che io ho avuto in questi 16-18 anni che sono qua. Quindi sono circa un paio di centinaia di studenti. E indubbiamente fare anche ricerca giocando con i tesisti è un aspetto più importante, permette di esplorare cose nuove, anche vedere idee nuove, restare anche giovani, elastici, fare cose. Questa è forse l'ultima immagine che fa vedere come io intendo la ricerca, anche tutta la mia attività universitaria. Allora, per me la cosa più importante, quello che mi attira di più, soprattutto quella con cui mi sono formato, è l'analisi strutturale. Io credo di essere, penso di avere la presunzione di essere una tra le persone in Italia che ha fatto più calcoli di analisi strutturale di tutti, no? In tutti i modi, cominciando a costruirsi approcci di calcolo, all'inizio quando ero dottorando, dovevo mantenermi agli studi. Quei tempi lì fare le analisi anche non lineari, in struttura in cemento armato non era facile, non c'era il software. E quindi mi dovevo costruire il software, il problema della restrizione grafica era sempre difficile, mi facevo le interfacce, il basic, e poi ho affrontato tutta una serie di calcoli. Questa per esempio una delle cose che ho calcolato, dove ho fatto l'analisi di un'insina, poi ce ne sono, farò vedere altri casi che sono anche più piccoli, però anche magari più complicati. A me è sempre successo per motivi anche economici, quando ero studente di dottorato, dovevo mantenere. Io sono di Bolzano, stavo a Milano, dovevo mantenere. Quindi tendenzialmente prima era partito dal problema. C'era chi mi dava da fare il serbatoio, chi mi dava da fare il tegolo prefabbricato, ponti, verifiche, cose. Cominciavo a fare, diciamo, perché c'era anche attività professionale, però mi serviva bene. E i problemi che mi arrivavano erano sempre un po' complicati, ma ripetitivi. Ogni volta dovevo studiare cose nuove, ogni volta dovevo fare un nuovo codice di calcolo e così. E quindi questo per forza di cose ha comportato lo studio. Non era mai ripetitivo, bisogna sempre studiare cose nuove e quindi fare, se volete, ricerca, vedere come avevano fatto gli altri, oppure trovare metodi nuovi per risolvere il problema. Dopo chiaramente quello che uno fa, di consulenza e di ricerca si riflette in quello che uno insegna, no? E qui è il momento in cui uno effettivamente sintetizza, cristallizza, se volete espurga tutto quello che ha visto dalle cose che non sono necessarie, restano solo le cose importanti che vale la pena trasmettere agli studenti, no? Perché finalmente quando si arriva a insegnare, dopo aver fatto questo ciclo qua, uno veramente ha capito la cosa, no? Se uno parte a insegnare cose che non ha mai affrontato, è sempre qualcosa che non hanno fatto. Pensate se noi fossimo una facoltà di medicina, voi che credito dareste a un professore, a un chirurgo, un professore che vi insegna chirurgia, a una persona che non ha mai aperto la pancia a una persona, non ha mai visto come il sangue, non ha mai tagliato per visto di qualcosa? Può essere credibile? Ecco, tecnica di costruzione è così. Bisogna aver affrontato il problema, essersi sporcati le mani e dopo riuscire anche a estrarre gli aspetti importanti. Quindi questo è un ciclo che è continuo ed è notevole. Al centro ha l'analisi strutturale, poi chiaramente l'analisi è quella che permette di capire veramente come funziona la struttura, no? E dopo permette anche di avere, è importante avere concetti più ampi, cose più puntuali. Chiudo questa presentazione alle persone facendo vedere i simboli. Nel 92, quando facevo l'entropia di Kolmogorov, il mio simbolo era un cerchio
rosso perfetto. Era, se volete, l'idealità delle equazioni, degli spazi di Hilbert, eccetera. In tutti i miei libri mettevo questo bollino che sintetizzava quel periodo della mia vita. Questo è il mio simbolo attuale. E c'è sempre il rimasuglio della perfezione zen, però è più sfumato. E questo è legato al fatto che nella realtà i problemi, le situazioni, i contesti sono sempre più sfumati, più variegati. E quindi cercare di rappresentare tutto in un'equazione come potrebbe essere la palla rossa lì, nella realtà è difficile. No? Quindi è la realtà che ci guida con tutte le sue complessità. Allora, con questa presentazione qua, adesso vediamo, entriamo nel merito del nostro tema. Noi grosso modo stiamo insieme tutto il giorno. Avete visto che nel programma ci sono blocchi da 45 minuti, che sono più o meno la suddivisione canonica. Io credo che farò invece che 8 blocchi da 45 minuti, probabilmente faremo 4 blocchi da un'ora e mezza, dopo ci prendiamo una pausa in mezzo, in modo tale da sia riposarci, anche dopo un'ora e mezza, però anche da frammentare continuamente l'esposizione. Poi anche la suddivisione nei blocchi è un po', diciamo, formale, tirati i capelli, alcuni termini, alcuni titoli dureranno un po' di più, alcune cose un po' di meno, perché dopo non tutte hanno la stessa importanza. Allora, io farei così. Comincerei con il concetto di progettazione strutturale. Voi avete sotto mano un foglio? Allora, specie di dottorante a cui dopo dovrò dare i 5 crediti formativi. Avete un foglio di protocollo pulito? O un foglio pulito? L'avete? Sì. Allora, vi do un minuto per voi mi scrivete, senza parlare, la definizione, oppure come direste al vostro amico, come definireste, come indichereste, la definizione di progettazione strutturale. Diceci progettazione strutturale. Non scrivetemi un testo, no? 2-3 righe, poi magari sotto mi mettete 3 keywords, 3 parole chiave. Va bene? Fatto? Tra l'altro, visto che siamo anche in pochi dopo, mentre scrivete,
e abbiamo anche una certa elasticità. Se ci sono delle cose che magari vi interessano di più, vi attirano, chiaramente fatemi delle domande, così che, visto che siamo qui, proviamo. Bene, basta. Tra l'altro, oltre a farmi domande, se avete, chiaramente poi anche durante la pausa, se c'è qualche domanda, mi potete anche fermare a parte. Quell'altra cosa che volevo anche dirvi, io vi ho mandato degli articoli, che dopo sono anche quelli che magari mi sono serviti negli anni per avere queste idee sull'ottimizzazione strutturale, sulla progettazione strutturale. Poi ieri vi ho inviato le copie delle slide di oggi. Sono anche più di quelle che vedremo, perché dopo a un certo punto alcune parti le salteremo, però servono anche, credo che sia anche giusto per voi anche darle, anche così avete la possibilità di riflettere dopo anche sulle cose che non abbiamo visto, e poi stasera o domani vi farò vedere le altre. Quelle sui casi applicativi non voglio darvele prima per un motivo molto semplice, ve le darò dopo sicuramente, non voglio darvele prima perché è una questione di suspense, no? Voglio che prima pensiate come risolvere il problema. Questo è forse il libro più bello di progettazione che ho trovato negli anni. Ed è un libro che è fatto da un economista, questo è un premio Nobel per l'economia, Simon, no? E la frase forse più spietata è questa qui. Ecco, dopo ve la leggete con calma, ma essenzialmente è difficile insegnare progettare nelle università, nelle scuole di ingegneria. Ed è difficile perché, come abbiamo visto prima, è un argomento che è anche sfumato, contiene anche dei risvolti pratici, alle volte anche poco nobili, se volete, ma sono quelli che concretizzano la cosa. No? E poi anche è più difficile fare carriera occupandosi in termini di ricerca di progettazione strutturale. È più facile scrivere un articolo su un argomento strampalato, come lo era per me equazione di Fokker-Planck, rispetto a scrivere un argomento come si progetta la struttura. Quindi questo è un aspetto che è anche delicato. Vediamo quello che è, diciamo, il nucleo della progettazione strutturale, ovvero l'aspetto base per il problema strutturale. Questi sono i testi che io ho studiato quando ero giovane, che hanno costituito le basi della mia formazione, Zmieniecki, Libsley, questo qui più recente, Michael, Gallagher, Zimian, e se volete questa è la formulazione classica per il problema di strutturale, quindi vedete c'è la solita lastra col buco, l'equazione di equilibrio, definito all'interno della struttura e il contorno, poi l'ho messo qui perché questi sono gli appunti di quando io per 9 anni, poiché ero in Milano, ero assistente del corso di calcolo automatico. Quindi questi erano i miei appunti, per 6 anni io ero l'esercitatore di scienza e costruzione per gli strutturisti, quindi ero l'esercitatore di Leo Finzi e di Leone Corrado dell'Alto. Quindi pensate, quando ero sull'altra sponda, ero ricercatore di scienza delle costruzioni, insegnavo il corso più difficile, il Tecnico di Milano, di scienza e costruzioni, no? Quello per gli strutturisti. E questi erano parte dei miei appunti. Poi ci sono chiaramente la congruenza, il legame costitutivo, questo è come scrivo io anni fa. E diciamo quello che è importante a parte l'equazione di dati è questo. La struttura strutturale è, la soluzione del problema strutturale è un
un percorso ben preciso in cui abbiamo un flusso di informazioni che parte dai dati che riguardano come è fatta la struttura, il modello della struttura, quali sono le condizioni del contorno, quindi i vincoli ma anche i carichi, il modello delle azioni in termini generali, poi c'è una serie di calcoli, adesso dico, abbiamo i risultati e i risultati sono qualcosa di delle informazioni che sono organizzate. Ci sono quantità globali integrali, poi ci sono quantità locali di tipo, ci sono quantità primarie, cose più importanti, cose meno importanti. Tutto questo per esempio dal punto di vista professionale è importante perché organizza il controllo dei risultati come specificato per esempio dal nome tecnico. Ci sono delle cose da controllare per primo e altre delle cose da controllare dopo. Il calcolo qui è di tutti i tipi, è statico, è dinamico, poi ci sono gli aspetti evolutivi in termini quasi statici, no? Dopo ne vedremo le applicazioni, vedremo tutti i tipi. L'aspetto più importante, come dicevo comunque, è che i risultati non sono una massa informe, sono organizzati in una maniera ben precisa, quindi c'è una gerarchia dei risultati. Ci sono aspetti qualitativi, comportamenti qualitativi complessivi, come complessimetrie, la deformata, se una struttura caricata verticalmente si alza o si abbassa in quel punto. Ci sono aspetti anche quantitativi globali, il peso complessivo della struttura, una delle prime cose da controllare. Poi ci sono via via cose più, un rivolo di cose più sottili, aspetti globali e poi aspetti anche proprio puntuali, ben precisi. Io ho fatto per tanti anni, come dicevo, analisi strutturale, quindi sono anche su certe cose, molto autodidatta, quindi le cose per esempio questa organizzazione qui è figlia del fatto che all'inizio, quando ero giovane, controllavo tutto e niente, poi dopo col tempo, con l'esperienza, uno capisce come organizzare le verifiche. Dicevo prima il problema di scienza tecnica delle costruzioni. Io sono stato in tutte e due le due settori scientifici disciplinari, mi sono piaciuti tutte e due, e dopo alla fine ho optato, prima ero di tecnica durante la tesi, poi sono stato a scienza durante il dottorato, poi sono tornato a tecnica, sono stato con la scienza durante il ricercatore, sono tornato a tecnica come associato ordinario, ho visto tutti e due i punti, no? E è anche importante secondo me distinguere i due settori. I problemi di meccanica strutturale hanno fondamentalmente il fatto che sono problemi che sono inquadrabili, formalizzabili in termini hard, ovvero in termini precisi. Intendo dire che le strutture presentano schema globale, caratteristiche locali univocamente definite. Le caratteristiche meccaniche sono fissate, i limiti di resistenza segnati, posizione contorno specificate. La soluzione di questi problemi è in gran parte dei casi unica. In genere la risoluzione, gli aspetti risolutivi non sono mai una cosa centrale, e poi sono aspetto che può permettere di rendere hard l'argomento, visto la scienza di costruzione, che sono sono 2.5, ovvero tutte le considerazioni legate a aspetti pratici, economia della soluzione, anche aspetti differenti come l'estetica e anche aspetti come la responsabilità, no? Esistono. Tutto questo permette di avere un quadramento analitico e anche impostare un procedimento risolutivo che è anche magari pesante, ma è ben preciso, può essere ben specificato. Un aspetto che è anche un po' delicato è anche questo, quando uno pensa in termini ideali come risolvere il problema, pensa a uno schema risolutivo ben preciso, dopo lo schema risolutivo richiede un giorno, un anno, 10 anni oppure 1000 anni, dal punto di vista teorico dopo questo non è importante, nel senso che c'è uno schema risolutivo che porta alla soluzione e poi effettivamente sia computabile in tempo finito e adeguato, questo non è importante. Tecnica di costruzione, questo è importante, perché, per esempio se io devo risolvere un problema di consulenza, se ho uno schema risolutivo che mi permette di avere la soluzione dopo un'ora, va bene,
giorno va bene, dopo una settimana può andare bene, non posso dire al committente dopo un anno avrà la soluzione, oppure ce l'avrà dopo 20 anni. Quindi l'aspetto di dettaglio, insomma, anche dopo se arriva la soluzione, è importante, cosa che invece alle volte in termini ideali non sempre esiste. Il problema di ingegneria strutturale invece è formulabile solo in termini soft. In genere hanno schemi globali da individuare, sia in termini geometrici, anche in termini meccanici resistenti, non sono facilmente individuali, sono anche priori. I materiali bisogna inquadrarli in una qualche equazione, in una qualche formulazione. Spesso e volentieri in meccanica strutturale uno pensa all'equazione che rappresenta un comportamento strutturale, un comportamento materiale, dopo c'è il materiale che si adegua all'equazione. Tecnica di costruzione è l'opposto, prima c'è il materiale, devo dopo trovare un'equazione giusta, un procedimento diverso. L'equazione contorno, anche questa è una da determinare, da scegliere. La soluzione dei casi, la soluzione del problema strutturale non è unica, tipicamente il problema di ottimizzazione strutturale non è mai unica. E poi ci sono aspetti come la realizzabilità pratica sono essenziali. Voi guardate anche, queste sono le famose declaratorie dei vari settori scientifici e disciplinari. C'è quella di scienza, quella di tecnica e quella di scienza della costruzione. Dopo contengono più o meno quello che i vari settori dovrebbero occuparsi. Quindi se uno professore di tecnica si occupa di quelle cose sopra, se il professore di scienza si occupa di quelle sotto, i due settori sono affini, quindi ci sono molte vicinanze. Io credo di essere un esempio ibrido di una persona che è passata da una parte dall'altra, tecnica di costruzione è caratterizzata dal progetto. Quindi la parola chiave di tecnica di costruzione, se voi chiudete tutto questo, mettete progetto, avete colto il senso della, del corso e anche del, del settore. Qui è un altro modo di vedere la differenza tra questa parte qui avete l'analisi, qua è un problema costante, questa invece è la parte, ci avviciniamo su quello che è l'attività di progettazione. L'attività di analisi parte, come abbiamo visto, un processo flusso ben preciso, parte da certi dati, arriva alla soluzione che è la risposta strutturale. Problemi opposti sono invece quelli di progettazione in cui quello che si vuole è la risposta strutturale, dopo di volta in volta bisogna identificare, individuare aspetti differenti come le creazioni, le tesiche geometriche e il modello della nostra struttura. Qui c'è anche un'altra formulazione differente, dopo vi lascio guardare a voi. È bello anche riconoscere che spesso e volentieri problemi di ingegneria strutturale, per le tecniche di costruzioni, sono inquadrabili come problemi definiti in termini analitici mal posti. Io ho una certa preparazione di analisi perché ho fatto 4 corsi annuali di analisi matematica, è stato un periodo come dicevo che padroneggiavo gli spazi di Sovole, adesso non torno sono. Il problema di Adamard, secondo Adamard, un problema matematico è definito, è ben posto se esiste la soluzione del problema, la soluzione è unica e se la soluzione dipende con continuità dai dati. Ecco, un problema di progettazione strutturale è un problema tipicamente mal posto. Secondo Adamard, ovvero la soluzione può non esistere, quindi ci sono dei problemi che non ammettono soluzioni. Se per esempio pensate di fare un ponte in acciaio con campata di 10 km, il problema non esiste, cioè la soluzione non ammette soluzione, il problema non ammette soluzione, non si può fare. Poi la soluzione, in generale il problema di progettazione strutturale o di limitazione non è mai unica. Sono diverse forme e questo vi dà anche l'idea del fatto che
gli edifici, le strutture, i ponti hanno forme differenti. La variegata differenza che trovate nella realtà è legata al fatto che la soluzione non è unica. Se ci fosse un modo solo per fare un ponte, ci farebbe quello di dire. La soluzione dipende con continuità. Non è vero. Non è vero. Ci sono delle situazioni in cui a un certo punto, per poco, la soluzione cambia radicalmente. Questo, per esempio, se voi pensate anche in maniera brutale, l'esempio più semplice voi conoscete sicuramente, pensate di progettare un elemento compresso. Un elemento compresso dipende con continuità dai dati. Supponiamo che uno dei dati sia l'altezza della colonna. E non è vero, perché a un certo punto, per esempio, esistono, entrano in gioco dei meccanismi esistenti che sono differenti. Fino a che voi avete delle colonne alte così, la soluzione dipende per esempio dal meccanismo di resistenza allo schiacciamento. A un certo punto, se superate quello che è il carico critico di Eulero, la soluzione cambia, cioè non c'è, dovete fare altre cose, perché entra in gioco un altro fenomeno, quello di stabilità. Quindi non c'è dipendenza continua dei dati. Questo è una cosa dolorosa, perché tanti degli aspetti matematici li perdete in questo momento. Qui vedete subito che il problema diventa, se volete, sporco, ci sono altre considerazioni. Il problema di progettazione è un problema mal posto, secondo Adamo. Queste sono le considerazioni che abbiamo fatto. Allora, pensiamo un attimo come schematizzare, farci un'idea della progettazione strutturale. C'è un qualche modo con cui si arriva alla soluzione di un progetto strutturale? Questi sono un articolo famoso, in particolare Schleich, vedete qua, è uno dei più grossi strutturisti del secolo scorso, professore all'Università di Stoccarda, tedesco, e anche persona che è uno degli studi più grossi di progettazione in Europa, no? Allora, per Schleich la progettazione strutturale è schematizzata in questa maniera. Non c'è più il flusso lineare che abbiamo visto prima, è un vortice, giusto? È un vortice. Vedete come ci sono, sopra c'è un coacervo di considerazioni, no? Riguardano l'economia, l'uso, il posto, l'ambiente, la forma, l'analisi, i dettagli. E da tutto questo, cioè, come se viene colto, raccolto in questo borgo, no? Che arriva lì, se c'è la soluzione, oppure arriva a una soluzione, che è quella. D'accordo? Io vi ho portato lo schema di Schleich della progettazione strutturale, perché se ve l'avessi fatto vedere io non avrei avuto autorevolezza di tracciare un diagramma così di qua. Schleich, sì, che è stato uno dei più grossi professori universitari in Europa ed è anche stato uno dei più grossi consulenti progettuali in Europa. Quindi ha visto tutti e due i mondi, credo che abbia autorevolezza di dire. Questa è la progettazione strutturale. Uno schema un po' più, già un po' più dimesso di questo qui, già c'è una cosa un po' più lineare, che è un po' forse più anche didatticamente più facile da spiegare, in cui ci sono diversi aspetti, qua sotto c'è forse qualcosa che conosciamo. Il primo pezzo è quella nuvoletta lì, la parte di concept e design, è una parte inevitabilmente creativa. Creativa, quindi non può essere inquadrata in nessuna formulazione matematica. È un atto creativo. Le nostre strutture a volte si chiamano opere d'arte. Opere d'arte perché non è il museo di Michelangelo che c'è nella chiesa accanto, però nel suo piccolo è qualcosa di creativo. Poi sotto un secondo punto, che dopo vedremo anche più avanti, c'è quel think tank, quel osservatorio di pensiero o di schemi, di conoscenze per la cultura della persona.
Poi sotto ci sono altri aspetti, diciamo, una versione ancora più spurgata di questo schema qua è questa. Allora, qui accanto avete il percorso lineare di analisi, partendo dai dati, il calcolo, la valutazione dei risultati, ma invece c'è il percorso della progettazione, in cui vedete che la cosa diventa un po' più complicata. Si parte, si entra in questa parte qua di analisi strutturale, c'è un test se la soluzione sia ottenuta oppure no, poi si torna indietro con eventuale modifica. Se invece si è fatta bene la cosa, si finisce. Ma vedete, in questo schema qui il nucleo è comunque l'analisi. Questo è uno schema chiaramente iterativo, perché in generale cosa vuol dire? Il problema di progettazione è una ricerca di qualcosa in termini non lineari. Quindi si opera per le iterazioni successive, K è il contatore delle iterazioni che noi facciamo. Occhio che addirittura questo può essere un loop infinito, per cui la soluzione non si ottiene. E per esempio se io posso ottenere la soluzione con un numero di iterazioni infinite, come dicevamo prima, dal punto di vista della costruzione non va bene, perché lì a un certo punto viene dato uno stop perché le risorse economiche, il tempo di calcolo e quant'altro è finito. Quindi dopo devo consegnare il mio progetto a data. Quindi a tutti gli effetti questo vuol dire che la soluzione che asintoticamente potrei ottenere teoricamente non mi serve. Questo è un aspetto rispetto al vortice di Schleif molto asettico, no? In particolare se volete K uguale a 0 può essere quello di quello che viene detto normalmente il predimensionamento oppure la concezione iniziale del progetto, il seme che fa partire la ricerca. Poi queste analisi qui, queste situazioni qui e poi le analisi del intorno, qui ottengono in questa scatoletta qua che è la modifica l'esperienza, come cambiare. In generale la modifica non è un processo automatico, non è una cosa che viene fatta in forma automatica, richiede anche un insight del problema strutturale. Dico subito che io sono assolutamente scettico sul fatto che ci possa essere un codice di calcolo, per quanto ben fatto, un calcolatore per quanto grosso, che possa trovare automaticamente la soluzione di un problema strutturale. Cioè, l'ottimizzazione non è un processo automatico. È un processo automatico solo nei casi, come si dice, accademici. Quindi l'esempio è semplice, allora ti trovo la soluzione automatica. E il progetto strutturale quindi è un aspetto che ha diverse iterazioni. Qui è lo stesso schema ricorsivo, iterativo, come prima, che però fa riferimento a una struttura. No? In generale noi abbiamo una struttura che può essere da un profondo, con delle condizioni ambientali, del sottosuolo, o sopra il vento, la temperatura. Poi abbiamo delle condizioni che riguardano come la struttura deve comportarsi. Qui abbiamo questa struttura immersa in questo ambiente qua, abbiamo una risposta strutturale, con dei vincoli riguardo delle attese, riguardo per esempio la runability del ponte, il passaggio ci possa passare sempre sul treno, ci possa passare su sempre il traffico veicolare, in funzione delle velocità del vento e quant'altro. Su queste risposte noi abbiamo dei giudizi. Un giudizio può essere positivo o negativo, se è negativo dopo c'è un processo di reframing del problema strutturale. Per esempio, voi avete a fare questo ponte qua. Su questo ponte qua è ammissibile che passino due Eurostar? Due Eurostar possono passare alla massima velocità? Oppure può passare solo un Eurostar alla massima velocità e l'altro attende un attimo? Oppure due Eurostar devono passare a passo d'uomo? A 20 km all'ora? A 50 km all'ora? Chiaro che uno desidera, ma qui passano Eurostar a qualsiasi velocità, con qualsiasi velocità del vento. Questo è desiderata, no? Però può essere, c'è la soluzione di un ponte lungo 3 km che permette il passaggio di treni a qualsiasi velocità in questa zona qui con velocità di 70 m/s? No,
forse dobbiamo negoziare, no? Guarda, tu RFI non puoi far passare tutti i treni quando vuoi, i treni possono passare come vogliono fino a che il vento è a 20 metri al secondo, quando passano, quando il vento è a 40 metri al secondo, i due treni passano con un limite di 50 km all'ora, quando il vento è a 60 metri al secondo il ponte è chiuso per traffico. Questa è una parte di negoziazione con le autorità che vorrebbero tutto, non passa, non passa, e quindi anche magari un cambio delle aspettative, un cambio del disegno, no? Quindi l'uso deve essere limitato, deve essere negoziato per trovare una soluzione, dovete rilassare le richieste sulla struttura perché il problema avete una soluzione e poi tornate indietro in circolo. Questo è lo stesso percorso di prima, in cui la modifica non è soltanto sulla struttura, può essere anche, ad esempio, sia sulla struttura, ad esempio quando faccio grosse le pile, quando faccio forme che hanno i cassoni del ponte, però riguarda anche, ad esempio, i carichi di cemento. I carichi ambientali non sono negoziabili, perché se siete a Messina o a Reggio Calabria, il sisma è quello. Quello che potete cambiare sono i carichi antropici, quindi va il carico quando c'è questo, cioè c'è più vento, passa più carico. L'iterazione, quindi la modifica, non riguarda soltanto la struttura, riguarda anche l'insieme di condizioni al contorno di utilizzo della struttura. Qui c'è uno schema un po' più, ancora un po' più articolato, della progettazione strutturale, vedete diverse fasi. Sopra la parte più, diciamo, di analisi strutturale, qui al centro ovviamente c'è modello di calcolo. Questo è quello che mi permette dopo di dare un giudizio sensato, appropriato al comportamento strutturale, perché altrimenti siete, come si dice una volta, maghi della pioggia. No? Io ho conosciuto tanti consulenti, anche tanti professori universitari che chiamati a giudicare una struttura, una struttura, venivano là, imponevano le mani e dicevano va bene o va male. Questo non è tanto attendibile. Ecco, qui ci sono, questo disegnino qui che vi lascio a guardare con calma, ci sono ordinate tutte le cose che abbiamo visto prima. E in particolare questo è un aspetto, il giudizio sull'aspetto prestazionale, un aspetto anche delicato, ma c'è una cosa più difficile, più significativa, anche proprio tutte le considerazioni che ho fatto prima, anche è difficile da inquadrare analiticamente. Come fate voi a dire, a inquadrare matematicamente, voler dire al rappresentante di RFI che il suo star può passare quando c'è vento 40 metri all'ora, solo a 50 km all'ora? Non è facile. La stessa cosa, per esempio, lo stesso formalismo della progettazione strutturale è fatta in, può essere estesa, anzi diciamo, è presente nel progetto di qualsiasi progetto ingegneristico, qualsiasi oggetto artificiale. Questo è un libro abbastanza bello di design ingegneria. La strutturazione del problema di progetto è questo. Come vedete anche qui il processo è sempre, sono delle scatole, dei blocchi un po' differenti, disposti in una maniera forse più verticale, viene messo in diagonale, però vedete, ci sono sempre dei loop, delle retroazioni, cui uno parte dai requirements, quello che vorrebbe della struttura, comincia a allocare le risorse, ovvero disporre vari elementi, a pensare come concepire il sistema, e poi alla sintesi, cerca di definire la soluzione e ci sono dei continui rimandi. Vi segnalo un aspetto che è importante nella progettazione strutturale, in particolare ingegneria strutturale, e che secondo me spesso volentieri è sottovalutato. Quella casella lì. Quella casella sotto è l'esperienza, la cultura. No? Se voi, quando io ero
dottorando, andavo negli studi di progettazione a Milano perché dovevo portare i miei risultati del serbatoio e così via. Andavo a vedere anche, parlavo con il proprietario dello studio di progettazione associata di ingegneria e mi dicevano, ah, contenti, ci faccio vedere qui questa, va bene? Poi che sono entrati queste discussioni qua, venivano chiamati gli altri tecnici della società, dello studio, cosa l'altro, e poi venivano tirati fuori spesso volentieri anche gli esempi passati di strutture che la società, lo studio, aveva portato. Ovviamente a quei tempi c'erano i lucidi, che erano fatti su un tecnico, e i lucidi erano tutti i disegni delle strutture fatte dallo studio della società negli anni precedenti. I lucidi adesso non si usano più, credo che voi non abbiate neanche, non sapete neanche cos'è un lucido. Erano dei fogli, non c'era l'opera, chiaramente, da disporre sul tecnigrafo, e dopo venivano archiviati. Dove venivano archiviati? Non si potevano piegare, perché dopo la carta si cristallizzava, quando si svolgeva di nuovo, si sfogliava, si frammentava, ma non bisogna tenerli così, non si potevano toccare. Che si è rotolato un po' per canale dopo. Allora, c'erano le cassettiere in orizzontale, oppure come si faceva a tenere un foglio così, senza piegarlo? Pensate, una Z. Se non c'è la cassettiera, non si può anche tenere in verticale. E come si fa a verticale? Si stende. E tipicamente in tanti studi, il posto dove l'archivio dei fogli lucidi dov'era? Sopra la vasca da bagno, perché tanti studi erano negli appartamenti rifatti, il bagno si arriva sempre, la vasca di bagno no. E quindi sopra le vasche da bagno c'erano questi stendi tolti, i fogli, che rappresentavano la cultura, la base di conoscenza, knowledge base che adesso si chiama, no? Dello studio. Ed è quello che permette l'analisi storica e capire come si fa un nuovo progetto. Chiaro? Nel progetto, se uno fosse Dio, partirebbe dall'apice, come l'occhio, vedrebbe tutti gli aspetti del suo progetto, no? E svilupperebbe con una copertura omogenea tutti i dettagli del progetto. Questo non avviene chiaramente. L'altra possibilità che viene fatta in certi settori di ingegneria, per esempio, se voi foste assemblatori di macchine, c'erano gli assemblatori di macchine Formula 1, la Lotus, quelli della McLaren di una volta, erano assemblatori, quindi partivano dagli elementi e assemblavano verso l'alto la struttura. Ecco, al giorno d'oggi, in effetti, lo sviluppo è così mixed, cioè esistono delle visioni, delle concezioni che danno indicazioni di come fare la struttura, come risolvere il problema, come ottimizzare la struttura. Ci sono degli altri aspetti in cui si parla da componenti che assemblano dalla nostra persona. Qui dopo negli appunti vi ho lasciato un tema che è stato molto dibattuto negli anni scorsi, la differenza tra prescrittivo e prestazionale. Io ho fatto parte della commissione che ha fatto il primo testo unico, quello del 2005, quindi per un paio d'anni stato al Ministero delle Infrastrutture insieme ad altri colleghi a scrivere questo testo unico del PM 2005, no? In cui per la prima volta, anche se in maniera imperfetta, è stato introdotto il concetto di prestazionale, eccetera. Poi la cosa è stata cambiata nel 2008, adesso è in evoluzione, così via. Nel 2005 è stato anche, se voi leggete il DM, ci sono alcuni schemi che dopo quelle manie ho inserito nella Gazzetta Ufficiale, nella stata presa insieme alla Gazzetta Ufficiale. Il 2005 è stato un periodo molto bello, anche ci sono state anche tante ingenuità, posso dire, nella costruzione di questo testo unico, questo DM. Poi chiaramente c'è l'evoluzione, c'è il raffinamento di quelli che controllano e vedono una cosa che è naturale tutte le cose. Però c'è stato anche un momento diciamo bello, perché ha introdotto delle innovazioni significative, è stata forse la prima volta in cui c'è stato un corpo unitario su vari aspetti. Forse anche l'aspetto, diciamo, prestazionale più
grosso che ho partecipato è stato questo. Nel 2004 è stato scritto questo documento qua, che riguarda le basi della progettazione e delle prestazioni che doveva avere questo fondo. E su questo alcune, adesso fanno, sono passati una dozzina d'anni, quindi alcune cose fanno anche più quasi tenerezza. Però su questo magari vedremo anche, ci sono delle cose che dopo possono servire per capire come effettivamente si materializza il prestazionale. Spesso e volentieri dopo, che anche al giorno d'oggi si dice, gli aeroporti ci sono prestazionali. Per niente, perché è una prima fase e poi c'è tutto che c'è. Questa cosa con il DM 2008, prestazionale, sì, però dopo il prestazionale non c'è nulla. Questa non ci succede, però è una cosa significativa, che in certi problemi strutturali, anche nel nostro quadro normativo, alcune quelle situazioni specifiche, ovviamente prestazionali. Il problema di progettazione strutturale, anche di analisi strutturale, è un problema che sì, parte dal vortice di Sky, però è un processo che è strutturato in maniera precisa. Questo qui per esempio è il quadro del 6 giugno del 2005 delle analisi fatte per arrivare alla definizione di quello che poteva essere il ponte di Messina. Quindi qui dentro sono tutti i passi come erano stati incasellati per arrivare alla definizione di questo progetto. Vedete che ci sono una certa serie di caselle. Non è semplicissimo, no. Ci sono tutti dei rimandi, no? Si parte dalla definizione delle qualità strutturali che ci devono essere, la condizione del contorno, poi la geometria globale, la topologia della struttura, la configurazione basica strutturale, poi ci sono alternative, l'esplorazione di alternative strutturali per trovare l'ottimo, poi alla fine qui c'è la definizione di quello che è, quello che potrebbe essere la soluzione. Vedete, questo è un problema di concreto, abbastanza anche pesante, di un'ottimizzazione strutturale, non so ben preciso, sembra quasi se volete un gioco dell'opera. Ed è chiaro che qui dovrebbe essere difficile pensare di arrivare con un'unica equazione, un unico codice di calcolo, arrivare, partire da lì e arrivare qua. Quello che per me è essenziale è questo. Farvi capire che il processo con cui si arriva alla definizione della struttura ha certe parti che sono creative, che sono magari di inizio, ce ne sono anche tante altre, però dopo è un processo strutturato, è preciso. Se voi parlate per esempio di sicurezza antincendio, di progettazione strutturale in caso di incendio, cambiano le caselline, cambia il percorso, ci sono diverse tasselle, però vedete anche qui non sappiamo niente di quali sono i contenuti delle caselle, però vedete che è uno schema. Si parte design, le azioni, la risposta strutturale, le performance, poi ci sono dei contenuti di domani, qui ci sarà un test finale che c'è bene o non bene, se non bene secondo me. Questa è la stessa cosa, in dettaglio, anche qui ancora una volta progettazione strutturale. L'antincendio, per esempio, ma può essere una qualsiasi tipo di progettazione. Vedete, è un processo strutturato. C'è un primo livello, si fanno certe cose, il secondo, il terzo, il quarto, quinto, eccetera. Qui dentro, nella parte gialla, ci sono forse le cose più strutturali specifiche, e poi ci sono altre che sono pianistiche. Il processo di progettazione e di analisi strutturale sono qualcosa di organizzato. E nella realtà è sulla terza anni incasinato così. E questi non sono esempi accademici. Se voi fate un esempio accademico, potete definire la cosa quanto bene, quanto vi pare, potete decidere quando chiudere il gioco perché vi siete soffatti, perché non trovate la soluzione. Se il problema è reale, potete dire no, adesso a un certo punto il controllo di fungo qua. Una delle cose più importanti, che anche per esempio è un tema di ricerca assolutamente attuale, io spero, il mio
curriculum e di darvi anche magari alcuni spunti per le vostre ricerche, soprattutto per quelli che fate il dottorato, oppure magari sono anche settori professionali che adesso sono anche nicchie di mercato, come si dice, che sono anche significativi. Una delle cose più importanti che è uscita in questi ultimi 10 anni riguarda il fatto che è importante considerare la struttura nella sua evoluzione storica. Questa è una cosa che è banale, ma ovvio che la struttura viene costruita, nasce a un transitorio, che dopo viene modificata, cambia, viene dismessa e quant'altro, è ovvio. Però spesso e volentieri in passato questa cosa era forse non così messa in evidenza, no? Per esempio anche tante costruzioni sono state fatte in cemento armato negli anni 60, 70, pensare che la struttura di 50 anni, 100 anni è aggredita dagli agenti atmosferici, si corrode e degrada questo o l'altro, non era presente nell'ambito dei progettisti, dei produttori, non era un argomento di ricerca. Questo è un aspetto che c'è assolutamente significativo. Quindi, per esempio, qui voi vedete come ci sono diversi aspetti. La struttura parte inizialmente con la sua integrità strutturale, come è fatta, poi evolve in maniera continua nel tempo. Ci sono aspetti che riguardano la durabilità, la corrosione della natura, o gli elementi di acciaio o quant'altro. Poi ci possono essere invece degli eventi discreti, possono essere azioni accidentali, azioni deliberate. Per esempio, dopo l'attentato a Torre Gemelle, uno dei temi di ricerca adesso più avanzati è quella contro la difesa delle strutture strategiche degli attentati terroristici. E questo è un settore di ricerca anche che è completamente differente rispetto quello che si fa normalmente con il sismico, il vento, il tornado. E la differenza è questa: quando voi dovete progettare un edificio contro l'azione sismica ha uno sviluppo, una logica ben precisa, cioè la base, che l'intensità può essere più o meno grande, porta lì. Invece, quando voi dovete progettare una struttura contro un attentato, avete una cosa terribile da affrontare. La cosa terribile è l'intelligenza umana che gioca contro di voi, contro la vostra struttura, ed è una cosa che non ha basi statistiche. Se voi prendete in qualsiasi regione d'Italia, qualsiasi punto d'Italia, per quanto ci siano delle incertezze, sapete il sisma che tende, l'intensità, i vari stati limiti. Dopo ci sono tante incertezze, prendete il coefficiente di sicurezza, se volete. Ma se dovete affrontare la volontà, l'intelligenza di una persona che vuole danneggiare la vostra struttura, lì come fa? Non ci sono basi statistiche. Pensate alle basi statistiche. Che basi statistica c'è sugli attentati con aeroplano, con l'impatto dell'aeroplano su edifici alti? Non esiste. E poi non esiste l'impatto sugli edifici alti, c'è sempre stato. Nel 32, durante la Seconda Guerra Mondiale, il bombardiere è entrato nell'impasto di Pili, per caso, c'era nebbia, entrato. Poi c'è stato quello del Pirelli, conoscete, no? Il Cessna dello svizzero che è un po' strampalato, l'entrata del Pirellone qualche anno fa a Milano. Quindi sono anche attentati, però diciamo, se volete, involontari, diciamo più o meno naif o così. Quello del Torre Gemelle invece c'è una volontà ben specifica. E con due aeroplani beccato due edifici alti. Non c'è base statistica, c'è una volontà notevole. Uno dei problemi di ottimizzazione più strampalati è questo. Che è stato anche, se voi cercate su internet, ha molto occupato gli strutturisti di mezzo mondo. Questo qui. Alto 100 piani, ovvero 400. La domanda che ci si è posta è stata questa: se io voglio creare il massimo danno su questo edificio qua, quindi voglio ottimizzare il risultato, qual è il punto in cui devo fare impattare l'aeroplano? Devo far impattare qui
devo far impattare qui, o lo devo far impattare qui. Questo è un problema di ottimo, di ottimizzazione strutturale. Dato il void, data la struttura, dove lo devo far impattare per ottenere il massimo risultato? Problema di ottimo, giusto? Dato certe cose, dove lo devo far impattare? Il problema non è banale, perché se è vero che se mino la base della struttura, probabilmente mi viene in tutto. Però anche è vero che normalmente voi pensate quando fate le colonne di questo edificio, tipicamente le colonne saranno sistemate. Adesso segno in maniera naif la cosa. Quindi le colonne sono più grosse sotto, più sottili sotto. Quindi la parità di aeroplano, è vero che se arrivo qua, dopo ho tutto il carico di sopra che mi può venire in testa, però anche è vero che impatto su dove la struttura è più forte, giusto? Poi, se impatto sopra, impatto sulla zona più debole. Per esempio, qui magari mi cade in testa solo questo. Allora magari c'è una via di mezzo. Un punto in cui la struttura è più forte di quello che c'è sotto, meno forte di quello che c'è sotto, però dopo magari mi cade in testa questo. No? Quindi nel suo piccolo, questo è un problemino di ottimizzazione. La seconda cosa che ci si è domandati a lungo, guardate, ci sono stati, se voi leggete in rete, ci sono stati investigazioni governative e quant'altro. La seconda cosa è stata questa. I terroristi hanno impattato per caso o avevano impostato il problema di ottimo? Quindi l'attentato è stato fatto in maniera, adesso prendo l'aeroplano, mi scaglio contro questa cosa qui, così a caso, oppure c'è stato dietro un problema di ottimizzazione? Tanto per dirvi adesso, se voi siete consulenti per ponti sospesi e sprallati, spesso volentieri, ad esempio, non so, l'autore di Hong Kong che sta facendo un nuovo ponte Stone Cutter, oltre ad avere la società di consulenza che progetta la struttura, al giorno d'oggi questo autore di qui ha una consulenza ombra, nascosta, riservata, fatta da un'altra società che non è intervenuta nel progetto e che ha l'onere, in maniera assolutamente riservata, di esaminare il progetto per vedere quali sono i punti deboli della struttura. Ovvero, se uno fosse un attentatore, studierebbe la struttura e piazzerebbe lì la bomba, taglierebbe il cavo, farebbe questo. Questo è un lavoro di ottimizzazione per vedere i punti deboli della struttura. E questa idea qui è stata messa in testa da questo punto di vista. Allora, in generale, se voi considerate, se torniamo al nostro diagramma, rappresentiamo tutta la traiettoria di vita della nostra struttura, ci sono aspetti che riguardano la durabilità, cioè come evolve la struttura nelle condizioni ambientali, ci sono considerazioni che riguardano la robustezza, quindi come la struttura riesce a incassare e sopravvivere a eventi discreti, come il predato, oppure i danni, o anche agli errori di concezione. A seconda di voi come concepite la struttura, questa può essere più delicata e più sensibile al fatto che ha fatto un errore di calcolo, un errore di costruzione, un errore di montaggio. E poi, se avviene un evento negativo, c'è un terzo aspetto che riguarda la resilienza, ovvero quanto più velocemente riuscite a ripristinare la condizione normale di funzionamento o di sviluppo. Questo è un aspetto notevole, perché ammesso che succeda qualcosa, una struttura che si ripara prima, per dire in maniera volgare, è meglio di una struttura che ci mette più anni e si è riparata. Pensate anche a un'infrastruttura, facile, se c'è qualcosa che può essere riparato più velocemente, è più resiliente, meglio rispetto a... Sotto vedete anche tutte le condizioni relative alle strutture, ci sono le costruzioni new, as design, come si dice, che riguardano la fase iniziale. Poi c'è la struttura esistente, as-built, poi as-built è come è stata costruita, in generale... è un po' costruita un po' meno bene, ha delle prestazioni un po' meno, cioè meno bene di come era stata pensata. Poi durante un certo periodo della vita è la
magari dopo aver avuto un accidente, una struttura acqua, dopo magari che c'è stato l'incendio, dopo magari che c'è stato l'impatto del cranio sulla cortile, e poi fino ad arrivare alla struttura quando è collassata. Non è la struttura spese, poi magari è collassata. Questo è, sono tutte le attività, tutti i percorsi che sono stati, si possono considerare in funzione, seguendo la traiettoria di vita di una struttura. E conseguentemente queste sono tutte le attività che noi ingegneri strutturisti, possiamo essere coinvolti. La parte iniziale in cui addirittura c'è la parte, diciamo, normativa, pensiamo alle norme, la struttura nuova, esistente, poi avanti, quali direzioni funzionano, controllo, eccetera. Qui c'è tutto il nostro settore di, sia di ricerca che di consulenza, in cui possiamo essere chiamati in causa. Bene. Abbiamo ancora, facciamo ancora 10 minuti, così dopo ci possiamo fare la nostra pausa. In tutto questo quadro complesso di attività, credo che sia anche importante capire le sfaccettature che ci possono essere nel nostro lavoro, sia come ricercatori che come consulenti. Una delle cose più importanti è, prima ho perso un paio di minuti a pensare dei fogli lucidi che si praticare sulle vasche da bagno. Sono cose che da quando ero bambino, magari ingegneristici, mi lasciano perplesso. In effetti la conoscenza è tutto, la conoscenza è potere, come si dice. E in particolare uno degli aspetti più delicati è anche come voi di volta in volta, a seconda che affrontiate un problema strutturale o evolutivo, innovativo, affrontate la conoscenza. Oggi, stamattina, siamo entrati con un certo bagaglio di conoscenza, è un quadrato grosso. Poi entra una persona, un committente, che ci viene dato da fare una ricerca su qualcosa che richiede, diciamo, abbastanza normale, abbiamo già affrontato tante volte, quindi la richiesta, la richiesta di conoscenza è gran parte ricoperta da quello che abbiamo avuto nel passato, che abbiamo fatto nel passato. Io ho fatto tanti punti, oggi mi viene a chiedere, vengo a chiedere un altro punto, sicuramente è un po' differente, devo sempre aumentare un po' la mia conoscenza, non so mai tutto quello che mi servirebbe. Però questa è una cosa, diciamo, in un testo che è di più continuo. Viceversa, io ho sempre fatto punti, ma io da fare un grattacielo. Il grattacielo, le cose le so. Però il contesto è innovativo. Quindi è una cosa più demanding, come dicono gli americani, no? E richiede lo sviluppo, l'acquisimento di conoscenze maggiori. Ma vedete? Alla fine della giornata, quando noi abbiamo fatto il nostro progetto, abbiamo fatto la nostra ricerca, la nostra conoscenza sarà quella gialla, per cui abbiamo aumentato un po', qui un pochino di meno le nostre conoscenze, lì di tanto. Ci saranno tante cose che avremmo dovuto sapere e non sappiamo, no? Però questa è l'evoluzione della nostra conoscenza. Quindi uno degli aspetti anche interessanti nella limitazione strutturale è sapere se sia in un contesto evolutivo o innovativo. La conoscenza è un aspetto anche un po' delicato da mettere insieme. Questo è un altro schemino molto carino. Un conto è, alle volte oggi si dice conoscere, sapere e saper fare. Questo è conoscere. Questo è dopo anche come collegare i vari pezzi per trovare la soluzione. L'esperienza, adesso tra l'altro i miei 53 anni, posso dire che l'esperienza è una cosa significativa, si cresce ogni giorno in base a questo schemino qua. La differenza tra contesto evolutivo
e innovativo è importante per questo mondo qua. Se voi ottimizzate un contesto evolutivo, mettete in verticale qualche cosa da ottimizzare, la qualità della vostra struttura, se volete ottimizzare la vostra struttura, il contesto evolutivo, che si basa su concetti, schemi strutturali tradizionali, per esempio, l'ottimizzazione è veramente un'ottimizzazione in termini locali. Se siete bravi nel contesto evolutivo, potete limare la vostra soluzione, affinarla e arrivare lì. Se invece voi potete essere in un contesto che è innovativo, l'ottimizzazione vi permette un salto generale di qualità e avete quindi la possibilità di guadagno molto più grande. Questo è un concetto essenziale. L'ottimizzazione in piccolo vi permette di affinare un certo schema tradizionale e quindi togliere chiaramente la soluzione. Se riuscite in qualche maniera, in qualche contesto, a trovare uno schema innovativo, fuori dagli schemi, potete ottimizzare in grande e trovare un ottimo blocco. Oggi la ricerca notevole, la quanto importante, è dell'ottimizzazione in grande, perché chiaramente ormai si è raschiato il barile, come si dice, su aspetti piccoli, quindi la ricerca più significativa è l'ottimizzazione. Vi faccio vedere alcune cose, perché, come dicevo prima, se questo è un discorso che è anche uno schemino, anche diciamo condivisibile, il mondo reale è sporco, però ha anche dei risvolti che sono particolari. Allora, voglio vedere questo esempio qua. Questo qui che cos'è? Questo è il nostro YB49 bombardiere strategico. Dopo la seconda guerra mondiale, a un certo punto, gli Stati Uniti negli anni 50 hanno voluto rifare tutta la flotta aerea, no? E quindi ci sono state diverse soluzioni, non c'è cercata un processo di ottimizzazione interna. Questa è una vicenda di ingegneria ai massimi livelli, non è un esempio per me. Gli Stati Uniti devono cambiare la flotta di bombardieri, finita la seconda guerra mondiale, dovevano trovarne una, fare di nuovi bombardieri prima di guerra fredda, quindi erano dolori. Allora, Ranotro ha prodotto questo aeroplano qui, che si chiama Tutala. In effetti, vedete, è soltanto l'aria. E quindi non c'è fusoliera, c'è la coda, ci sono piani di coda, il bombardiere fa così, no? Tornate indietro, vedete, il bombardiere, così, lo vedete qua, qua in pianta, non ha fatto morire, i serbatoi sono nell'aria, quando il motore del bombardiere si vede il cockpit del pilota. Allora, questo era un concetto, faccio subito la domanda, un concetto di un aeroplano evolutivo, tradizionale o innovativo? Pensate gli aeroplani come li pensate normalmente gli aeroplani? Quando andate a Fiumicino, come fate l'aeroplano? La cabina centrale, le ali. Questo è un concetto tradizionale, un aeroplano tradizionale? No. No. È un concetto innovativo. Io come professore ordinario tecnico di costruzione, tutti i concetti, cioè dalla Damard, dopo li materializzo, voglio toccare con mano la cosa. Questa è la materializzazione, un esempio eclatante di un progetto strutturale innovativo. No. L'aeroplano di Tutala, se voi foste degli
appassionati e sicuramente appunto consulenze in campo aerodinamico, sapreste che questa è una conformazione ottima dal punto di vista aerodinamico. Quindi questo concetto innovativo dal punto di vista come aeroplano volava meglio del concetto tradizionale che era la fortezza volante B5235, no? Sapete un fatto B5235, è un concetto tradizionale. Allora, tra il concetto innovativo, questo qui tutt'altro, proposto dalla NOM e poi il B52, offerto il concetto tradizionale, il concetto innovativo va meglio, il concetto tradizionale va peggio. Quale di cui è stato scelto? Il concetto tradizionale. Perché nell'innovazione ci sono delle barriere culturali. È difficile accettare una soluzione nuova anche se funziona. Anche se l'ottimo è dall'altra. Quindi è stato scelto il bombardiere B52 tradizionale. L'ingegneria è anche un aspetto di cultura. Voi per esempio, se dovete andare a un congresso internazionale a proporre una cosa, dovete sapere chi c'era prima, chi c'è adesso e chi probabilmente ci sarà dopo. Se voi siete consulenti, dovete sapere, se i consulenti dovete proporre una soluzione strutturale, dovete ottima, dovete sapere quello che c'è stato prima, quello che c'è adesso e quello che ci sarà domani, se no non avete la forza di proporre una soluzione. Allora, vi faccio vedere un'altra immagine. Questo che cos'è? C'è qualcosa che riconoscete? No, qui è una cosa strampata, però quello che riconosciamo è la croce. In effetti, nel 1945, quando gli americani sono entrati nella Germania, hanno trovato una certa base americana, una certa base tedesca, l'Orton 229 alla volante, che era stata fatta dai fratelli Orton, che sono questi qui, c'è il modellino, come una delle armi, diciamo, sperimentali, segrete da Hitler. Vedete, era un aeroplano tale. Quindi questo è un concetto innovativo, ottimo, che funzionava già bene, solo che dopo i tedeschi, quando erano sconfitti, a farlo volare, renderlo realizzato. Quindi essenzialmente, allora, quelli della NOPRO, negli anni 50, all'età degli anni 50, avevano copiato un'idea innovativa di 10 anni prima. Quindi il concetto della NOPRO era evolutivo rispetto a Orton HO229. Tra l'altro l'Orton HO229, voi l'avete visto al cinema, era in uno dei film di Indiana Jones. Non lo ricordate? Come potete fare ricerca? Come potete fare ricerca se non state attenti alle cose? In uno dei film di Indiana Jones c'è un portale. Va bene, questo è per dirvi un esempio di progetto innovativo che ha avuto delle barriere culturali. Questo cos'è? Un sistema. La nostra qualche anno fa ha ripreso il concetto e questo è innovativo e finalmente adesso il concetto si è evoluto e si è affermato. Il Tutala, che è una soluzione innovativa più performante della soluzione tradizionale, finalmente è ancora. Questo per farvi capire anche come l'ottimizzazione, la progettazione strutturale vera anche dietro a questi concetti, questi ricorsi storici, alla necessità di avere la cultura alla base per poter affermare una soluzione. No? Bene, direi che con il B2 Spirit ci possiamo fermare un quarto d'ora, d'accordo? Okay. Dopo dobbiamo un po' accelerare per entrare negli altri aspetti. D'accordo? Sì. Quindi ci fermiamo 10 un quarto d'ora. Prendiamo un caffè. Chiederei questa cosa qui, magari siccome qui è un'aula molto bella, però
è aperta tutta, magari se andate via, se qualcuno resta, mi date un attimo il cambio e poi guarda che... D'accordo?